gli argomenti che vengono trattati oggi riguardano la ristrutturazione. Capire qualcosa in più di quello che vuol dire fare efficienza energetica, farla magari in una chiave un po' nuova. È proprio una società che è minacciata dalla scarsità di energia e deve rifare l'edilizia, dove abbiamo oggi tutto a disposizione, sistemi, tecnologie e materiali. Cosa si aspetta da questa giornata? Aggiornamento. Informazioni sono sempre utili. Migliorare il mio bagaglio culturale e professionale. Scoprire come la nuova edilizia può trainare via dalla crisi un comparto che assolutamente ne ha bisogno e se lo merita. L'efficientamento energetico è diventata una delle prerogative professionali. Il recupero chiaramente dell'edilizia che ormai è diventata obsoleta da un punto di vista energetico. La biodelizia speriamo che sia non più il futuro, ma tra poco che sia il presente. Fondamentale rendersi conto. Ma niente, essendo un agente di commercio che lavoro per la Henkel, essendo la prima volta a cui partecipo a un evento del genere, anch'io sono curioso di sapere cosa mi aspetta. Noi siamo venuti, ci crediamo. Dobbiamo seminare e seminiamo. Allora, la nostra intenzione è quella di dare molte informazioni su due argomenti che come Velux stiamo portando avanti, che sono luce e ventilazione naturale. Quindi utilizzare la finestra per tetti per dare un contributo energetico all'intero edificio. La cosa interessante secondo me perché per la prima volta si ritorna a mettere al centro della progettazione l'uomo, quindi il comfort, quindi quello che è la vivibilità degli ambienti da parte degli occupanti. Gettare un consiglio su come si potrebbe progettare ulteriormente per migliorare le performance energetiche dei nostri edifici. Visto che l'Italia è il paese del sole, mettere più finestre possibili, però attenzione alle schermature d'estate. Interessante, bella, bellina, di sicuro è istruttivo, molto interessante. I relatori erano ben preparati, argomenti interessanti. Finalmente si va un po' oltre a quello che è semplicemente l'uso dei prodotti, ma si va anche un po' su concetti un po' più generali e si riesce quindi a imbastire discorsi di prestazione in senso generale e non solo appunto dei singoli valori.